È stato firmato a Palazzo Lascaris il protocollo d'intesa fra i garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale piemontesi e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Si tratta del terzo protocollo di questo tipo a livello nazionale, dopo quelli recentemente sottoscritti in Toscana e in Lombardia, e regola i rapporti istituzionali, le procedure operative e le modalità di accesso alle carceri. Il senso della giornata è quello di sottolineare il ruolo del garante. Dopo la nomina anche del garante nazionale, firmiamo questo protocollo sia con il garante regionale che con tutti i garanti locali. Una firma di un protocollo con l'amministrazione penitenziaria per riconoscere il ruolo, compiti, funzionalità di una figura di garanzia voluta dal Consiglio regionale, voluta dai consigli comunali all'interno di un percorso europeo di rete terza di garanzie. Occorre andare a controllare come si esegue la pena nelle carceri italiane, l'ha detto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in questi anni abbiamo erogato pene inumane e degradanti. Il protocollo è nero su bianco le modalità operative di un percorso difficile anche per l'amministrazione penitenziaria, ma sicuramente per i garanti, che in molti casi sono volontari e mettono a disposizione della collettività tempo e risorse davvero preziose.